nuovo vlog. Sto andando a fare la spesa che il frigo piange alquanto. Inquadratura diversa perché non sono con la mia macchina, bensì con quella di mia mamma. Perché la mia l'ha presa Giovanni, che la sua è a riparare per la terza volta in un anno che ce l'abbiamo. Mi sembra una buona cosa. E niente, quindi vado a fare la spesa, vado all'INPS, penso sì, il più vicino, quindi deduco che andrò all'INPS e che appunto il frigo piange alquanto, poverino sta piangendo, c'è tipo ancora qualche carota, scusate, il volante che gira. C'è ancora qualche carota, un po' di insalata, qualche verdura, ma di resto c'è ben poco, quindi mi tocca andarlo a prendere, direi. Certo che se la apro. Okay. Sono arrivata. Adorando questo pane, lo adoro proprio. Tutte cose che sono diventate off limits, perché se no Giovanni mi cazzia, perché lui ingrassa e io no, quindi non posso più mangiarle neanch'io, non è giusto. Vabbè, ma tanto di nascosto dalla nonna le mangio. Voi, ma quando arriva il freddo adoro mangiare il brodo con i tortellini. Lo do. Pesa. Vale, la spesa è fatta, quindi questa cosa l'ho fatta. Bene, bene. Speso più o meno. Ho fatto quattro borse piene di roba, ho speso circa 45 euro, quindi dai, va bene. Ho preso un po' di cosino, ho preso anche del pesce, quindi considerando che ho preso il pesce ho pagato poco, perché comunque si sa, il pesce costa tanto, purtroppo. È buono, ma costa tanto. E siccome comunque un po' che non ne mangiamo, allora ho preso cosa ho preso? Il polipo. E altre cose, un paio di altre cosine, una o due cosine. Volevo prendere il pollo, in realtà, anche il pollo per farci un po' o le bistecche o in umido, arrosto, queste cose qua, ma c'erano dei prezzi allucinanti. E bene o male che siamo in un discount, cioè tipo costava un petto di pollo 10 euro, quello più economico. Cioè, mi sembra eccessivo, visto comunque le altre volte lo trovavo sui 5, mi sembra veramente esagerato. E non era neanche che pesasse chissà quanto, cioè più o meno erano tutti uguali, però dai 10 euro in su andava sto pollo. Avrà avuto il becco d'oro. Ma vabbè, adesso sono le 3:30. Devo andare a prendere mio nipotino a scuola e poi si torna a casa. Finalmente sono a casa, ce l'ho fatta. Adesso devo mettere a posto tutta la spesa, ho messo solo via il... Cosa ho fatto qua? Ho combinato danno. Vabbè, io mi strofino gli occhi e poi succedono queste cose. Non importa! Appunto, dicevo, ho messo solo via il pesce che, essendo surgelato, rischiavo che poi mi si scongelasse e non avrei dovuto cucinarlo stasera e non lo cucinerò stasera. E niente, adesso devo a mettere a posto tutta questa roba. Ho preso un po' di tutto, dalle verdure alla frutta, un po' di roba. Vabbè, questa non c'entra niente, l'ho presa per stasera che
Andiamo a cena da mia cognata e non volevo, io non voglio mai andare a mani vuote a casa delle persone, quindi vabbè. Ho preso una tortina. Poi ho preso il succo all'ace che almeno per colazione la mattina devo iniziare a ingurgitare qualcosa. Io ho il brutto vizio di non far colazione, almeno con questo, almeno qualcosa butto giù. Poi ho preso il pane che io mi sono stra innamorata di questo pane qui, il pane integrale. Io ho sempre scartato queste cose perché non ho mai avuto bisogno di fare diete o cose del genere, quindi per me queste cose erano per chi voleva dimagrire o non ingrassare, diciamo. Invece, siccome Giovanni adesso vuole mangiare un po' più sano, nel senso che vuole dimagrire un po', io voglio mangiare un pochettino meno schifezze, l'ho provato e boh, me ne sono stra innamorata. Infatti ne vado giù a botte di 2-3 ogni volta, oggi ne ho preso due. Poi cosa ho preso? Ah, ok, vabbè, ho preso i ravioli. Io adoro i ravioli quando inizia a fare freddo, come anche i tortellini. Li adoro proprio perché col freddo arrivare a casa e poi mangiarsi un bel raviolo o tortellini in brodo, mamma mia, lo adoro. E i ravioli questi li adoro anche con burro e salvia. Non è proprio sanissimo il burro, però sono buonissimi con burro e salvia. Voglio provare però magari a farli senza il burro, trovare qualcosa che sostituisca il burro e faccia meno male, ecco. Vabbè, ho preso la pasta, un po' di roba. Questa qui l'ho trovata per il lamicia. Ton e gamberetti. Lamicia mi sta mangiando praticamente niente, cioè è viziata e mi mangia solo più gourmet. Solo che la gourmet è carissima. Quindi sto cercando di trovare qualcosa che le stuzzichi il palato. E quindi voglio provare questo con tonno e gamberetti. Penso sia buono. Poi non lo so. Se l'avete provato, ditemi se ai vostri gatti piace. Ne ho presa solo una appunto perché se poi non me la mangia. Poi vabbè, la pasta, ho preso del tonno. E qua tanta verdura. Abbiamo proprio deciso di mangiare molta più verdura e frutta. Infatti qua c'è la frutta, ho preso le pere. No, queste non sono proprio pere, però vabbè, le pere, le banane, poi appunto ho preso la verdura. Ho preso questa che la sto adorando, la faccio, io la prendo cruda, le tolgo le foglie, le faccio tipo barchette con dentro delle salse e viene buonissima, buonissima. Ovviamente salse fatte in casa in modo che siano un po' più sane e ecologiche, biologiche, come si dica. E niente, poi vabbè. Se vi piace questa tipologia di video spesa, fatemi sapere che ne farò magari un pochettino di più. Ho preso gli hamburger di pollo, che come vi dicevo prima, il pollo intero costava veramente troppo. Cosa c'è qua? Sì, vabbè, i ravioli anche, i tortellini che adoro, stra adoro. Anche Giovanni li adora e quindi li ho presi almeno. Mangiamo roba molto calda in questi giorni che inizia a fare freschino. Aspettate che ho l'amicetta che sta cercando di entrare in casa, così ve la faccio conoscere. Ciao amore, mamma! Ciao amore! Boh, è entrata, si fa i cavoli suoi. Ciao amore! A mamma! Vuoi far la pappa? C'hai già fame? È presto? Signorinella? Signorinella? Amore mio. Perché fa sta luce sto telefono? Vabbè. Fa niente. Diretta a dargli questa nuova pappa. Vediamo se gli piace. Amore, è l'amore mio. L'amore mio. Sì, questo dobbiamo appenderlo, amore. Non me la rompere. Sì, ci può piacere, ma così ti tagli. Superata. Direi che gli piace. Ce l'ho fatta. Dovevo fare il vlog per riuscire a farla mangiare. Vero, amore? Sì? Topas. Topas! Ebbene. Il mio frigo piangeva un po'. È ora di riempirlo. Ok, direi che così va decisamente meglio. Ora mi rilasso 10 minuti sul divano. Fra una mezz'oretta arriverà Giovanni da lavoro.
E andremo via. Il martedì sera noi abbiamo un corso di ballo, ci siamo iscritti a un corso di ballo. Mi ha convinta a iscrivermi a un corso di ballo, quindi andremo lì. Non ceneremo a casa, andremo a cena, come vi dicevo prima, da mia cognata che abita di fronte alla scuola di ballo, viene al corso con noi, quindi facciamo che andare a cena lì. Facciamo la cena in compagnia niente. Per me sta settimana non passa più, cioè mi sembra un'eternità che è passata domenica, invece solo 2 giorni. Non ci posso credere. Sarà che non sto sopportando questo clima, perché non si sa più come vestirsi, perché la mattina si gela, cioè io stamattina avevo questo, ma sopra avevo il felpone col pellicciotto. Ecco Gigia. Ciao amore, amore mamma, sia mia bimba. E stavo ancora mangiando, ma penso abbia anche finito. Vabbè, bene, sono contenta. Appunto, dicevo, il felpone col pellicciotto e stavo a malapena bene. Poi si arriva al mezzogiorno, da mezzogiorno alle 4:30, 5 si muore di caldo. Poi, adesso ad esempio, sono quasi le 6, si sta poco poco bene, ma fra mezz'ora io avrò già di nuovo il felpone. Cioè, non lo sto sopportando sto clima, perché se uno esce la mattina a freddo e pomeriggio poi muore. E andare in giro con la giacca piuttosto che il felpone non è carino. Però vabbè, fa niente. È così. Siamo in autunno, l'autunno è così. Un po' come la primavera, che passi dall'inverno all'estate e non sai mai come vestirti. Fantastico. Lei si lava, lei si fa il bagnetto in diretta. Amore. Amore mio. Eh sì. Lei è così, quando io sono a casa lei arriva, appena arrivo a casa lei torna in casa, cosa che non fa con Giovanni, e lui si arrabbia, però si sa, diciamo che il gatto è opportunista, quindi tende ad andare di più da chi gli dà da mangiare, da chi gli pulisce la cassetta, e quindi siccome sono molto più spesso io che lo faccio, lei è opportunista e sa che deve venire da me se vuole mangiare. Però devo dire che no, va anche tanto da lui, ma lui quando lei va da lui non se ne accorge, lui vede solo quando non va. Ad esempio, di notte lei dorme prima dormiva sul mio cuscino, poi mi dormiva, io dormo così, lei mi dormiva qua sotto l'ascella con il muso appoggiato. Adesso invece è qualche giorno che dorme sul cuscino di Giovanni, non dorme più dalla mia parte, ma lui non se ne accorge perché dorme e dice che non è vero, che sono io che mi invento le cose. Vabbè. Ah, avete visto? C'è il mobile. Prima non c'era, negli ultimi video che ho fatto non c'era, perché è arrivato a luglio ed l'ha fatto completamente a mano Giovanni. Ma poi magari ve lo farò vedere più dettagliatamente in un altro video. Niente, ora vi saluto, vi mando un super bacione e ci vediamo presto.